This new adventure's what you're craving for. You take your fun where you can find it. And when you leave them wanting more. And if they care, you never seem to mind it. Cause like they say all, nobody knows just how or just when you'll appear. You're on your own every time. It's do or die. Yes, in the darkness, danger's waiting. It might be love or death behind the door. But never mind, tonight you're celebrating. And when tomorrow comes, it won't be you. Vieni a prendermi le cinque. Sì, signore. Signorina, mi porti il fascicolo Birch. Bene. Sì, vada pure. Brutto affare. Ah, di acqua. Si sieda. Signori, le indagini effettuate per la morte del dottor Birch hanno dato il seguente risultato. La persona che lo ha ucciso era un falso agente al servizio di un'organizzazione spionistica di una potenza straniera. E con l'uccisione del dottor Birch, che come voi sapete era l'unico scienziato che conosceva la formula dell'invenzione del professor Calvert, si presenta a noi un grosso problema. Garantire un rapido e sicuro ritorno negli Stati Uniti dello stesso Calvert. Che in questo momento si trova in Europa, dove si è recato a far visita a sua figlia Hélène, che frequenta una scuola svizzera. In breve, quali sarebbero i pericoli che corre in Europa questo scienziato? I nostri avversari hanno un interesse vitale a impossessarsi della sua persona per poter mettere le mani sulla sua invenzione. Come sapete, la formula non è stata mai scritta. E il professor Calvert se la tiene gelosamente a memoria. Naturalmente potrebbero anche ucciderlo per evitare che questa invenzione possa essere sfruttata da altri, cioè da noi. Negli ambienti scientifici è noto il sistema di lavoro seguito da Calvert. Ai suoi collaboratori egli rende noto singolarmente soltanto le formule brute. La formula di struttura della sua invenzione era conosciuta soltanto dal suo assistente, dottor Birch. Ma questa invenzione in che cosa consiste? Per quanto ci è dato conoscere, il professor Calvert sarebbe riuscito, con un processo da lui scoperto, a solidificare un gas raro, si dice l'elio. Il gas elio sembra che provenga dal Sole e sembra anche che al Sole voglia tornare.
In altri termini, applicando l'invenzione di Calvert, i sottomarini potranno sempre riemergere, qualunque cosa accada, e gli aerei spaziali potranno volare nel cosmo a loro piacimento. Affideremo il compito di proteggere Calvert e di assicurare il suo ritorno in patria ad uno dei nostri agenti più bravi e coraggiosi che in questo momento si trova in Europa. È lo stesso che ha portato brillantemente a termine l'operazione Pentagono. Chi? George Collins. Domani mattina cominceremo le lezioni. Via! Adesso basta, eh? George, ti ricordo che mi hai invitato a colazione. Oh, è ancora presto. Signor Collins, c'è un suo amico che l'aspetta. Grazie. Ti avverto che per una colazione due connazionali sono troppi. Scusa, Molly, abbi pazienza. Ciao. Sono nuovo di qui. Ho portato una bottiglia di whisky speciale. Te la voglio dare subito. Credo che i facchini abbiano già depositato i bagagli in camera mia. E quando ti mandano una bottiglia di whisky, ti ricordano che devi bere. Tiene incifrato le istruzioni. Ce l'hai quella bottiglia di whisky? Certamente. Aspetta, te la prendo subito. Tieni. Si tratta del professor Calder. Lo scienziato, lo conosci? Calder?
Sì, mi pare. Avrei da fare, Collins, per riportare sano e salvo in America quel vecchietto che... Le formule. Corredo. Ultima moda in fatto d'abbigliamento. C'è anche un gilet particolare. È un modello FBI. Ho seguito quei famosi corsi. Conosco l'uso di quegli aggeggi. Tabacco speciale. Tempo massimo, 5 secondi dopo l'accensione. Sì, li conosco bene. Dovrò ricordarmi però di non offrirne agli amici. Controlla il tuo orologio bussola. Come vedi, la tua bussola è impazzita. Una trovata semplice che può cambiare la rotta di un aereo o di una nave. Potrebbe sempre servire. Interessante. Un'altra cosa, Collins. Ti aspetto alle 22 precise nella capanna dei pescatori che si trova a 200 metri da qui, nel vecchio porticciolo abbandonato. A stasera. Thank you.
Tutti giù, pranzo! Naturalmente. Il mondo è piccolo. Ma Saint-Vincent è grande e accogliente. E lo sarà di più adesso che c'è anche lei. Grazie. Che posso offrirle? Il solito tè, grazie. Cameriere? Prego. Allora, un tè per la signora, sì, e per me un whisky. Allora, dicevamo... Whisky doppio, liscio, subito. Pagare in dollari? Naturalmente. Un cinzenino. Grazie, signore. Allo, boy. Conosci il professor Calvert? Certo, signore. Di solito a quest'ora va la roulette. Grazie. Thank you.
10 da 1 milione, 30 da 100.000, 200 da 10.000, 300 da 2.000, 10 da 500.000, 30 da 50.000, 200 da 5.000, 300 da 1.000. A posto. Bonsoir. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Non, madame, je demande pardon, mais ce n'est plus possible. À la prochaine. 10, noir, père et manque. Vous avez gagné encore, monsieur. Vous avez de la chance. Alors payez, monsieur, et madame encore. Merci pour les employés. Faites vos jeux. Rien ne va plus. Vos jeux. 23, impair et passe. Les jeux continuent. Faites vos jeux, messieurs. Faites vos jeux. Faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. À vous, madame. 32, rouge, paire et passe. Merci, monsieur, pour les employés. Alors, payez, madame et monsieur. Voilà. Merci, monsieur. Mi rallegro, professor Calder. I suoi calcoli sono perfetti. A voi, monsieur. Forse questa è un'altra sua invenzione. Madame. Qui arrive, monsieur? Les jeux continuent. Misez. 18 pour monsieur, c'est bien. Quel Les jeux sont faits, rien ne va plus. 5, rouge, impair et manque. Vous avez gagné encore. À payer, monsieur et madame. Merci pour les employés. Les jeux continuent. Faites vos jeux, messieurs, dames. Faites vos jeux. Transversal pour mademoiselle, c'est bien. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Che ci fai qui? Signor Collins, coi sotterfugi non riuscirà mai a liberarsi di me. Oh, George, perché sei partito senza neanche avvertirmi? I miei affari non me lo hanno permesso. Almeno una telefonata potevi farmela, non ti pare? Ora vi lascio, professore, ma voglio sperare che ci rivedremo. Caro amico, per me sarà sempre un vero piacere conversare con lei. A presto, allora. Permetti che ti presenti il signor Andover. È un amico che non rivedevo dai tempi del college. Non l'avrei mai riconosciuto se non mi avessi ricordato tanti simpatici episodi di quel periodo. Mia figlia ha trovato davvero una preziosa compagnia. Grazie, professor Calvert. Sono molto felice dell'incontro. Vogliamo andare al night? Sì, papà. Andate, vi raggiungo subito. Mia zia suggeriva, se stai per innamorarti, fa le valigie prima che sorga il sole. E io ne avevo una che diceva, se un uomo ti molla, gira il mondo, magari a piedi finché lo riacciuffi, è questione di dignità. Ti offro un bellissimo spettacolo. Old Big Ben can go to Bramble, Victory Fell across you. For such a man as you, there is no problem. Cause for a man like you, everything goes. And if diamonds lose their glamour, then I think you'll forget its solemn song. For such a man as you, there is no problem. Cause for a man like you, everything goes. Thank you.
man like you, everything goes. Easy for you to love and try to guide destiny as you like and as you want. Easy for you to play, easy to win, but recall, life is a game, will you win or win? Divertente, vero Molly? Sì, caro. I won't lose their glamour, and I think they'll forget. It's all I'm so. For such a man as you, there is no problem. Cause for a man like you, everything goes. Cause for a man like you, everything goes. Everything goes. Everything devi trovarti a Châtillon. Ma è proprio indispensabile che vada io. È un ordine, non discutere. Del casino della Vallée è lieto di presentarvi il balletto Restate pure. Professore? Thank you.
No, George. Thank you.
ringrazio, Charles, per le piacevoli ore trascorse insieme. Elena, ti voglio bene, ma solo ora posso dirtelo. È l'alba. Dobbiamo rientrare. Restiamo ancora un po'. No, sai, è per mio padre. Sei papà. La stanza 305, per favore. Andover, sei tu. Mio padre non c'è. Sono disperata, sono veramente preoccupata. Vieni subito da me, per favore. Che c'è? Finalmente, Charles. Mio padre è scomparso. Non precipitiamo, calmati. Telefoniamo alla polizia, al direttore, a qualcuno, insomma. Pronto, signorina? Ci siamo sbagliati, signorina. Aspetta, vediamo che cosa si può fare. Bisogna muoverci, però. Non perdiamo altro tempo, Charles. Signorina Calvi. Chi è lei? Un amico del professore. E lei? Un amico anch'io. Mi aiuti a convincere la signorina alla calma. Suo padre è scomparso e non sappiamo bene cosa gli sia accaduto. Il telefono. Vado io. Sì. Cosa? Va bene. Ho capito benissimo. Chi è? Faremo come voi dite. Dove? Non ti spaventare, Elaine. È un ricatto. Hanno rapito tuo padre e vogliono denaro. Se avvertiamo la polizia, lo uccideranno. Vogliono trattare. Che ne dite? Posso vedere? Fidatevi di me, vado io a parlare. Sì. Vuole andare solo, signor Collins? Come sa il mio nome? Ogni qualvolta scendo in un albergo mi informo sui miei connazionali. È un fatto sentimentale. Le dispiace? No, niente affatto. Avremo altre occasioni di parlarne. This is the man.
Benvenuto. Vuole accomodarsi? Prego. L'altra sera lei ha tentato di avvicinarmi. Non c'è riuscito per via di quella ragazza. Me ne sono rammaricata molto perché lei mi piace. Strano per esprimere i suoi sentimenti. Forse è meglio parlare di denaro. Dov'è Calver? Mi dispiace molto doverla uccidere, creda, ma devo farlo. L'agente Collins fa troppo fracasso lavorando, mentre invece il caso Calvert ha bisogno di molta discrezione. Siamo tutti in terra straniera. Un momento, voglio dire soltanto una parola. Lei è squisitamente raffinata. Una donna di classe. Quanto desiderabile, che è proprio una gioia essere vivi. Cosa preferisci? Whisky senza ghiaccio. Vedi, ci sono debolezze nella vita che si pagano care. Forse questa è una. Non bisogna mai rimpiangere ciò che si è fatto. Ho avuto 8 ore di tempo per ucciderti e non l'ho fatto. È stato più forte di me.
George, finalmente. Scusami, non ho avuto tempo. Sarà per un'altra volta. Ho degli impegni troppo importanti. Ciao. Per lei, signor Collins. Prego. Ci vediamo più tardi. Thank you.
sei tu. A chi telefonavi? Lasciami! Pronto, pronto! Volevi vedermi morto, vero? No! Chi è che ti paga? Dimmi chi è. Era tutto preparato, vero? Ma è andata male anche per te. Non aver paura, sta buona. A me non piace picchiare le belle donne. Mi serve soltanto qualche notizia. Una piccola indicazione e poi diventeremo amici. Tu vuoi, vero? Sei accusata di alto tradimento. Non uccidendo l'agente americano, hai compromesso la riuscita di tutta la nostra operazione. Non l'ho ucciso perché non ho potuto. Come sarebbe a dire? Non ho potuto. In altre circostanze con altri uomini hai sempre potuto, è vero? Ripeto che non ho potuto. E io dico invece che tu non hai voluto. Avevi 100 modi per disfarti di lui. Sappiamo bene di che cosa sei capace. Ascoltatemi. Volevo ucciderlo. Vi giuro che mi è stato impossibile. Mi ha disarmata. Tutti hanno ascoltato. Con questa menzogna hai sottoscritto la tua condanna. Olga Stefanova, sarai rimandata in patria. No, 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 non così! No, no! 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 Professor Calvert, noi non abbiamo intenzione di farle del male e non vogliamo conoscere il segreto della sua ultima scoperta. Soltanto non possiamo permettere che altri paesi se ne servano. Ma io sono un libero cittadino americano. Professore, lei dovrà assecondarci e seguirci da questo momento bonariamente.
e lo farà. Un americano che tradisce la sua patria. Non sono americano e sto servendo fedelmente la mia vera patria. Adesso, professore, lei telefonerà a sua figlia Hélène e le dirà di tenersi pronta per un bel viaggio insieme a vecchi amici di suo padre. No, mia figlia no. Lasciatela stare. Mia figlia è ancora una bambina. Lei non c'entra in tutto questo. Non potete. Sta a lei decidere, professor Calvert. O con sua figlia, oppure senza. In quest'ultimo caso, sua figlia scomparirà. Datemi la stanza della signorina Calvert. Grazie, richiamerò. Più tardi. Professor Calvert, ci pensi bene.
non voltarti. Cammina. Cascato l'americano. George Collins sei in trappola, proprio come un topolino. Ascoltaci bene. Fra 8 minuti precisi, tanti quanti sono i nostri uomini che hai ucciso, morirai. Ancora 8 minuti di vita e poi basta. Americano, cosa crede d'avere fatto? Tanto salterà in aria lo stesso. Innestate la cellula elettrica. X1-7 chiama Z14. X1-7 chiama Z14. Ricevuto, passo e chiudo.
letto, è riuscito a liberarsi. Correte giù. Lei non si muova di qui. Ma avanti, parla. Dov'è il professore? Dimmi. È su nella torre. Nell'ultima stanza. Non c'è tempo da perdere. E tu che fai? Il mio lavoro, caro collega. Grazie per l'aiuto, sei un ottimo agente. Thank you.
Collins, vi ascolto. Emergenza, Collins e Calvert, portatevi al chilometro 104 della costa occidentale. Imbarcatevi sul sommergibile USNS 702. Eseguo, passo e chiudo. Molly, tu prosegui verso l'aeroporto con Elena. Va bene. A 702, siamo pronti per l'imbarco. Ce l'abbiamo fatta, professore. Benvenuti, signori, qui a bordo del Pushkin. Se il sommergibile seguirà la rotta polare facendo il periplo della Scandinavia, sarà impossibile qualsiasi azione contro di esso. Se invece dovesse prendere un'altra via, che so, quella del Mediterraneo, cosa veramente improbabile, potrebbe essere localizzato dai nostri sonners e seguito poi fino alla base di sbarco. Nel caso che il sommergibile si allarghi nell'Atlantico e per qualunque imprevedibile ragione si avvicini alle coste americane? Tutto previsto. In questo caso i servizi costieri di sicurezza lo avvisterebbero o comunque potrebbero ben localizzarlo. E costringerlo ad emergere? Sì, ma bisognerebbe che il comandante del sommergibile fosse impazzito oppure che avesse perduto la bussola. Appunto, che avesse perduto la bussola. E infatti avvenne proprio così. Pensare che avevo il compito di proteggerti dalle donne. Thank you.
un'altra missione da compiere. È sempre lo stesso. It might be love, a death behind a door.